Giorgina è invitata qui per leggere l'intervento di un sacerdote che opera in Kenya e che desidera rimanere anonimo, o meglio, più che desidera, il suo superiore gli ha chiesto di mantenere l'anonimato. Allora sarà Giorgina, che ringrazio e che saluto, buongiorno, che leggerà questo intervento di questo sacerdote. Prego. Buonasera. In Africa c'è una preoccupazione pastorale. Io sono un prete di una comunità religiosa, ho lavorato in Africa per 25 anni in molti ruoli, ho svolto molti ruoli. Ho cercato di lavorare nella comunicazione e nella governance. Sono teologa. A giugno mi hanno chiesto di dare un po' una panoramica sulle questioni relative all'LGBT nella nostra pastorale in Africa. Ovviamente c'è molta stigmatizzazione. Spesso c'è anche un po' di reticenza verso i non africani. C'è questa stigmatizzazione riguardo agli LGBT, semplicemente per delle motivazioni non precisate. La stigmatizzazione potrebbe essere un qualcosa che potrebbe essere superata. Per esempio, ecco, siamo qua a dare questa presentazione, mi è stata data il permesso, però 6 mesi fa mi avevano detto che non avrei potuto dare la presentazione e mi hanno detto: ma trova qualcun altro che possa fare la presentazione per conto tuo e parlare di queste cose. E cito: ma perché questa richiesta non mi è stata rivolta direttamente in lettera, invece l'ho ricevuta per interposta persona? Perché c'è una preoccupazione riguardo alla disponibilità, all'impegno pastorale verso queste questioni. Probabilmente questo vincolo, questo limite che è stato posto sulla mia presentazione sugli LGBT, si spiega da sé, non c'è altro da dire. Questa imposizione vi spiega la situazione degli LGBT in Africa. Vorrei parlare del coming out in Africa e poi volevo parlare della situazione dei gay in Africa. Ebbene, inizierò a parlare delle questioni pastorali riguardo agli LGBT. Forse c'è una grossa pressione adesso in Africa. Poi, alla fine, vorrei terminare anche con un tono di speranza, perché vorrei dare anche un po' una visione dei valori della pastorale in Africa. Io sono direttore della congregazione e in questo contesto congregazionale a volte spesso si traggono conclusioni a livello della sessualità di una persona, ma spesso questo fa parte della nostra vita, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento sessuale. E cerco di vedere queste persone come esseri di Dio, ma anche a livello di orientamento sessuale, Dio ci ha creato tutti uguali. È molto difficile, per esempio, nella lettera dei Romani si scrive che Dio
vuole il bene di coloro che lo amano. E quindi l'orientamento sessuale, anche se è verso un'omosessualità, deve ricevere l'aiuto di Dio. Questa dovrebbe essere la posizione precisa della mia congregazione. Quindi non si tratta di un orientamento sessuale, ma si tratta di essere in grado di vivere il celibato anche con l'amore. Ebbene, sarebbe preciso dire che noi siamo persone e che si cerca di integrare anche un orientamento sessuale, omosessuale. Ci deve essere un'apertura verso tutte le persone, quale che sia religioso o laico o genere o razza diversa. Purtroppo, mi dispiace dirlo, però nessuno ha avuto il coraggio di dichiararsi del, diciamo, LGBT fino adesso. Non ho visto questo coraggio. Un omosessuale ha ispirato la mia congregazione alcuni anni fa e devo dire che quando ero all'elementare ho cominciato a 7 anni ad avere questo tipo di sensazione. Sono andato al liceo in una scuola cattolica, però era una scuola molto rigida sul principio omosessuale. Bene, questo fratello cattolico che parlava in maniera molto rigida e molto dura di fronte nei riguardi degli omosessuali, ebbene, ha creato un po' questo ambiente, quindi a quel punto ho dovuto mentire, continuavo a mentire. Poi non avevo capito chi ero, avevo dei problemi di identità, forse proprio per l'ambiente della scuola in cui ero. E quindi sapevo che però, secondo loro, secondo questa scuola, Dio odia gli omosessuali, Dio odiava gli omosessuali. Quindi com'è possibile fare il coming out in tale ambiente? Ecco, secondo loro io dovevo diventare un bravo chierichetto, però io dovevo combattere con questo demone dentro di me in ogni giorno della mia vita. Avevo un'attrazione per i ragazzi dello stesso sesso, del mio sesso. Poi abbiamo praticato sport, nuoto. Io cercavo in qualche modo di combattere, di sopravvivere, però poi ci sono state anche delle punizioni. La pressione da parte della mia famiglia era tale che dovevo sposarmi quanto prima, perché culturalmente l'ambiente era quello che portava verso un matrimonio. Ebbene, con tutte queste pressioni familiari ho deciso poi di diventare prete, di abbracciare la vita religiosa. E non ho incontrato altre persone omosessuali, però io volevo avere una buona immagine. Ero certo che tutte le persone come me, che comunque avevano vissuto la mia esperienza, potevano essere lì. Quindi io ho deciso di aderire a questa congregazione. Durante questo periodo ero con altri seminaristi, aspiranti, non ho mai conosciuto nessuno gay. Però poi volevo capire a quel punto, grazie a un'esperienza, che cosa voleva dire essere gay nella realtà. Cioè, avevo un amico che mi visitava molto più di frequente di altre nella mia formazione. Però poi le altre persone, gli altri seminaristi, hanno adottato degli atteggiamenti un po' strani, non hanno più tollerato. Bene, in sintesi, per abbreviare un po' tutta questa esperienza, quando ho lasciato il seminario
ho deciso di parlare con una persona che poteva parlare, curare anche gli omosessuali. Ebbene, è cresciuto questo gruppo al quale ho preso parte, adesso questo gruppo ha anche dei membri musulmani e protestanti. Questo giovane era stato selezionato dal ministero americano. Diciamo, faceva parte di questo gruppo africano che lavorava negli Stati Uniti, quindi lui ha preso questa decisione di andare lì. Ebbene, in Africa la maggior parte degli africani e i lavoratori nella pastorale sono inclini a negare in qualche modo l'esistenza di questa pastorale LGBT, fino al punto di non riconoscerli. E poi un'altra preoccupazione della pastorale LGBT è quella dell'accettazione, di essere ascoltati, di essere accettate. È importante creare uno spazio perché questa categoria è marginalizzata dalla Chiesa, è messa da parte, quindi dobbiamo riconoscere le persone LGBT come persone fondamentali, con i diritti come tutti gli altri. E volevo menzionare un problema grosso in Africa che deve essere risolto. In Africa c'è un'enfasi culturale molto forte nel fatto che ci si deve sposare per forza e si devono avere dei figli per forza. Questo è un valore essenzialissimo in Africa perché ci si concentra nella procreazione, nel mettere al mondo della nuova vita. Ebbene, ovviamente sono esentati i religiosi, però anche ci sono degli omosessuali che poi devono sposarsi e condurre una vita etero e vivono una frustrazione in una vita matrimoniale con ovviamente della conseguente violenza domestica. Vorrei concludere la mia presentazione parlando di un valore molto importante in Africa, quello che io credo che potrebbe essere un ideale, che potrebbe accompagnare, ispirare gli africani della pastorale LGBT. Vorrei iniziare con un'esperienza di Alin Africa, una comunità di formazione di 12 persone nella formazione. Di domenica sera si organizzano delle piccole scene. Però è importante questa enfasi, dobbiamo cambiare il tipo di accento. Chi sono io come persona? Ebbene, in Africa, grazie a una stretta di mano, noi diciamo che ciò che è importante è la considerazione dell'identità, dell'unicità di una persona, però, diciamo, i valori, della persona vengono dopo. Se noi, riconosciamo, questo progetto importante per tutti noi, per esempio anche noi, membri della comunità, della pastorale LGBT, ebbene, questo sarebbe importante per essere tutti, considerati allo stesso modo, per poter aiutare questa persona LGBT. Per poter far sì che ci sia un'integrazione di queste persone. Dobbiamo ammettere e riconoscere che questo è un progetto completamente nuovo in Africa, quindi nella pastorale vogliamo dare un'apertura. La tradizione parla di una condanna delle attività omosessuali. Anche delle persone che hanno, diciamo, fingono di essere etero e sono costrette a farlo. Dio ha creato un'umanità, ma noi dobbiamo capire esattamente come lo ha fatto.
non tutte le situazioni possono essere ispirate da un dogma. In Africa si dà l'enfasi ai cliché sociali e non ai valori. Ci sono degli agenti pastorali sicuramente molto sensibili che possono prestare ascolto alle necessità degli LGBT. Speriamo di poter dare dei valori pastorali. Possiamo dare un sostegno alle persone LGBT con un dialogo, con l'esperienza, seguendo la tradizione, ma anche per scoprire lo spirito dell'amore cristiano. Adesso non voglio sognare, però ritengo che il riconoscimento della nostra umanità comune ci consentirà in Africa veramente di andare avanti, di ampliare questa pastorale. Grazie.